la grande partecipazione, le amministrazioni di Craviglia e di San Giovanni Valdarno, il parroco, le autorità. È indubbio che anche noi abbiamo investito su questo progetto, è un progetto che noi teniamo molto. Tendenzialmente Camst è un'azienda a capitale italiano, è una società cooperativa, ha un fatturato quest'anno che esprime intorno ai 615 milioni di euro, ma volevo sottolineare il fatto che il nostro radicamento nel territorio è il punto di partenza per il successo della nostra azienda. La nostra è un'azienda che ha 70 anni di storia, siamo un'azienda intergenerazionale, riteniamo che con questi progetti si mettono le fondamenta a un progetto molto più ampio e intergenerazionale. Qui vediamo molti giovani che saranno gli adulti del futuro, dobbiamo iniziare a fare educazione alimentare, la nuova società. Noi siamo consapevoli che operiamo con soggetti importanti che sono gli adolescenti, i bambini, i ragazzini, gli anziani e la terza età. Di conseguenza sono progetti importanti, abbiamo una responsabilità sociale imponente e di conseguenza siamo estremamente soddisfatti di collaborare con amministrazioni così virtuose che ci danno l'opportunità di esprimere al meglio le tecnologie. All'interno di questa struttura abbiamo messo le migliori tecnologie che oggi sono nella ristorazione collettiva, siamo convinti che questo progetto possa avere sviluppo e avere un maggior radicamento nel territorio per creare occupazione e cercare di far sì che questo progetto abbia un successo importante. Chiudo con un ringraziamento particolare ai miei colleghi di Camst che hanno lavorato, dal direttore del territorio Antonio Maretto e tutti i suoi collaboratori, perché credetemi, per far partire delle strutture di questo genere ci vuole impegno, ci vuole dedizione al lavoro, ci vuole grande responsabilità e sicuramente in Camst questa è una cosa importante. Quindi un ringraziamento particolare a loro.